30 minuti e tanto. Cordiale buonasera dalla Raiffeisen Halle di Appiano, guten Abend an alle Zuschauer. Questa sera c'è l'attesissimo derby tra il Leppan Appiano Volksbank Spar Volksbank contro il Bolzano Volksbank, significa che è il derby Volksbank Banca Popolare che andrà in onda adesso alle ore 19 in poi, e ci sono sicuramente due punti molto importanti per entrambe le squadre, e anche di pubblico ce n'è abbastanza questa sera al nostro palazzetto. E come ho detto prima, sarà una partita molto molto equilibrata, anche perché il Leppan viene da due prestazioni molto 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 forte, avendo pareggiato in casa e avendo a recriminare qualcosina magari contro il Pressano, e avendo vinto a Carpi. Invece il Bolzano ha perso a Pressano, però poi in casa ha fatto il punteggio l'ultimo fine settimana. E le squadre si presentano: il Bolzano si presenta con il numero 1 Pedro Hermones, portiere, poi Rafael Rottensteiner numero 16, Erik Hudovicic numero 22, il capitano Dejan Turković col 23, Jonas Walcher col il 7, Martin Sonnerer col 3, Julian Gasser 32, poi con il numero 15 Jonas Rossignoli, segue 28 David Gligic, poi Emanuel Adakis, il bomber numero 4, Jonas Matako il numero 20, poi al pivot il 34 Zoe Mizzoni, col 21 Daniel Nixiar, Filippo Pasini col 9, Leo Trevisol col 26 e in linea di regia l'allenatore Mario Sporcic. Il Sparer Eppan Volksbank Banca Popolare si presenta con il numero 22 Ratko Starcevic, con il numero 30 Uros Lazarevic, il 91 Bernd Morandel, il numero 13 Alex Widenhofer, col numero 11 Thomas Branch, il numero 14 Modesta Starolis, il capitano 17 Moritz Pircher, col numero 34 Omar Santinelli, Dragan Sliepcevic di nuovo in campo col numero 8, Andreas Pircher col 10, Jan Niklas Oberach col numero 6, Simon Singer col numero 9, in porta Samuele Bortolot col numero 1, assieme a Christian Raff col 12, Sepp Mattias 39 e il numero 5 Daniel Plieger, allenatore Klimek Adam, e vicino a me, come sempre, mio fratello. Ho detto prima che sarà un classico derby tra due squadre che non vogliono perdere i punteggi e i punti, diciamo, soprattutto l'Eppan in casa. Il pronostico, Richard?
Pronostico non è facile, Otto. Speriamo che sia una partita equilibrata, che decidano delle piccolezze alla fine, vuol dire che possiamo dare spettacolo e possiamo giocarcela. È chiaro che il Bolzano è un gran numero, lo sappiamo, però giochiamo in casa e non vogliamo mollare e speriamo che ci sia una partita movimentata, bella, non troppo dura e che dopo possiamo avere un risultato fra due squadre che lottano fino all'ultimo momento. Intanto i due arbitri, i signori Carrino, giusto? Fischiano l'ingresso in campo di entrambe le squadre. Entrambe le squadre sono al completo, non avendo giocatori con infortuni, già questa è una bella cosa. Si salutano come di consueto prima della partita e aspettiamo l'inizio per vedere le formazioni in campo, l'allenatore Klimek e dall'altra parte Mario Sporcic dà le ultime direttive alla propria squadra e speriamo in una bella partita come abbiamo visto l'ultimo fine settimana qua contro il Bressano, nella quale l'Eppan ha portato via un punto, però avevano ancora da recriminare secondo me perché il punteggio alla fine ha penalizzato un po' l'Eppan essendo stato in vantaggio per due volte per tre punti. In porta per il Leppan si ripresenta Raffl che ha fatto vedere un'ottima partita contro il Bressano, all'ala destra Oberauch, Jan Niklas, Uro Lazarevic al terzino assieme a Ratko Starcevic e a Starolis, al pivot vediamo che parte Branch col numero 11, col numero 9 all'ala sinistra Singer Mattias, Simon. Dall'altra parte abbiamo il numero 9 all'ala sinistra, Filippo Pasini, e poi abbiamo il capitano Dejan Turkovic assieme al numero 4 Emanuel Adakis, al numero 28 David Gligic, poi Jonas Matà e Martin Sondra. Difesa 6-0 per il Bolzano con Pedro Hermones in porta, anche lui l'ultima volta ha fatto un partitone e ha dato una man forte alla propria squadra e società per vincere. Ecco un bel attacco dell'Eppan organizzato contro questa 6-0, uno contro uno e si prende il fallo il giocatore Starolis numero 14 lituano. Vediamo la sua prestazione di questa sera, entrata al secondo pivot, allargamento della squadra, pallone e palla persa, purtroppo lì era molto difficile, controattacco del Bolzano con... e c'era subito lo sfondamento da parte del pivot. Ancora l'Eppan in attacco adesso dopo questi due attacchi che sono andati male per entrambe le squadre, con Uros che e si va a prendere il numero 4, si va a prendere il cartellino giallo, numero 4 del Bolzano Ladakis, giallo già dopo due minuti. Vediamo che gli arbitri sono abbastanza severi in questo inizio partita, fanno anche bene perché solitamente i derby sono sempre delle partite un po' particolari. Altro fallo su Uros e il Leppan va sotto il passivo con Ratko che fa un ottimo tiro che si infila alla parte destra del portiere del Bolzano, adesso che contrattacco, palla persa di nuovo e palla velocissima per Leppan e 2-0 in un attimo
in un attimo 2-0. Bella partenza adesso dell'Everton, vediamo come reagisce il Bolzano, perché sicuramente non si farà pregare. Adesso è entrato al centro il numero 22, Erik Udovičić, che fino adesso non ha ancora toccato il parquet. Organizzato del Bozen con Matà che si fa parare il tiro, contrattacco velocissimo e parata fantastica di Pedro Hermones, un tiro altrettanto bellissimo di Jan Niklas Oberauk-Erik, che si infila e si prende lo sfondamento, già due gli sfondamenti da parte del Bolzano, e non sta a guardare l'Eppan che si porta sul 3-0. Si fa sentire il tifo del Bolzano, Bozen, che naturalmente non vogliono venire qua in Oltre Adige a perdere la partita, essendo capoluogo dell'Alto Adige, Sud Tirol. Comunque altra palla persa, adesso è già il quinto attacco che è andato in fumo per il Bolzano, e qua non si scherza, Ricci, tu vedendo questo inizio di partita come ti sembra? Ma Otto, bene, siamo 4-0 dopo 4 minuti. Un inizio buono, per fortuna avevamo paura di andare subito indietro all'inizio, perché il Bolzano è una gran squadra. Siamo partiti bene, Ratko fa già vedere chi è e decideranno le difese, sicuramente adesso diventeranno più dure. E adesso Branch si prende il giallo e ha sbagliato, perché al primo intervento l'arbitro l'ha fatto ancora andare e al secondo intervento invece l'ha beccato e si è preso il giallo, avendo toccato in una maniera non troppo brusca il suo avversario. Jonas Matà ancora con Erik, che ha la palla, che vuole entrare lì. Difesa agguerratissima, soprattutto adesso anche su Dejan Turković. Comunque Dejan, difesa molto molto aggressiva e forte da parte dell'Eppan, e ci voleva adesso questo tiro di Erik sotto mano per passare la difesa, perché la difesa dell'Eppan è molto molto alta, hanno dei ragazzi molto alti e è molto difficile tirare da fuori, ma questi tiri particolari possono far male naturalmente all'Eppan. 4-1 dopo 6 minuti, entrata al pivot di Branch Jan Niklas. E paratona di Pedro su un tiro di Uros, che dà un po' di respiro alla propria squadra, ma anche Christian non è da meno. Controattacco veloce da parte dei gialloblu, altra parata di Pedro e si torna in velocità incredibile dall'altra parte, con Ladakis che si fa parare di nuovo il tiro, controattacco dell'Eppan e gol per il 5-1. E veramente fino adesso vediamo una prestazione maiuscola da parte della squadra dell'Eppan qua in casa. Il Zano momentaneamente sta lì un po' a guardare, è un po' sorpreso anche di questa velocità e soprattutto
dalla prestazione della difesa della squadra di casa. Otto e Hermones è già la terza parata decisiva, hanno veramente un portiere in campo da invidiare. E anche un Martinsson che fa un gol da un lato impressionante. Yannicklas! Impressionante la velocità di esecuzione, impressionante. C'è proprio cose mai viste qua a Lepan, speriamo che rimanga fino alla fine, ma vediamo se la squadra di casa riesce a tenere questo ritmo enorme dell'inizio partita. Sappiamo che la pallamano è un gioco velocissimo e giocare con questi ritmi vuol dire avere tanta di quella benzina, e speriamo per la squadra in casa che abbia fino alla fine. Comunque Lepan di nuovo in difesa, Christian di nuovo un paratona controattacco con Ratko e Uros, e qua non si scherza questa sera. Secondo me l'arbitro, anzi il tecnico del Bozen, chiama il time out, un momento di riposo anche per noi. E si riprende dopo questo minuto di intervallo con la palla in mano alla squadra della Loacker Potsdam Volksbank, che cercherà in questo frangente di partita a riprendersi un po', perché è partito veramente male in partita, ma sappiamo che nella pallamano tutto è sempre possibile. Cioè meno 5 all'inizio dopo 8 minuti non vuol dire niente, anche perché il Bolzano e il Bozen ha tutto un organico completo che può risolvere le partite e cambiare le partite in un attimo, però sarà molto difficile vedendo l'approccio che ha il Lepan in questa sera. Tiro sbagliato di Ladakis Emanuel e pallone di nuovo a Lepan con Ratko, che anche lui in questo caso è un po' frettoloso per fare questo passaggio schiacciato al pivot. Matai Onas, palla e pallone murato da quel spilungone di Uros, che ha fatto cambiare completamente il carattere di questa squadra assieme all'organico che già conosciamo dell'anno scorso. Altro pallone murato. E sotto passivo adesso il Bolzano con pallone però a Martin, che con la sua classe fa il secondo gol personale, scavalcando con una palombella, ma dopo un paio di secondi c'è un altro gol di Lepan del numero 14, che però non riesce a tornare e si prende i due minuti sacrosanti in questo caso per aver buttato via il suo avversario, in questo caso Jonas Matà. Due minuti al numero 14 Starolis e rigore che Dejan Turković andrà a tirare adesso. C'è il cambio portiere, vediamo che entra Bortolot col numero 1, che vuole far vedere che anche lui è in una forma ottimale quest'anno. Vediamo chi vince il duello
e lo fa Dejan con una finta di tiro e poi con un tiro schiacciato supera Samuele, che esce e a far posto di nuovo Christian Raffl. Adesso vediamo che al terzino gioca Tommy Branch. Tommy già giocato su questo, e c'è anche al pivot il numero 8 Dragan Zdirčević, che è tornato a dare una mano alla sua squadra. Sotto fallo adesso Uros, il Bolzano sembra che abbia trovato un po' i movimenti in difesa, vediamo che sono un po' più motivati come all'inizio, però anche qua però sbagliano e questo passaggio va a finire a Dragan. Un passaggio fenomenale e gol del pivot, 9-4, una partenza bruciale dell'Epan, e tutti i tifosi qua dell'Epan naturalmente non hanno niente da ridire su questo inizio partita. Bolzano sembra spento fino adesso e più che altro mi sarà sorpreso, diciamo, da questa performance del Boz dell'Epan. Comunque Dejan parla di nuovo a Martin e anche lui sbaglia questo tiro. E veramente il Bolzano ha fatto una marea di errori fino adesso in fase sia di difesa che in fase di attacco, e l'Epan invece si presenta con le idee molto molto più chiare. Ancora Ratko al centro adesso con l'incrocio rovesciato, Uros non deve prendersi questo tiro adesso perché era molto telefonato, contrattacco veloce di Dejan, però ci mette una pezza e non ci sta Dragan in difesa. Vediamo che il Carpi a 4 minuti dalla fine è in vantaggio di un gol contro il Merano, è una grandissima sorpresa, ma le partite finiscono a fischio finale dell'arbitro, per cui non è ancora detta l'ultima parola. Intanto la Dakis che segna e tira una bordata delle sue e porta a meno 3 la propria squadra. Il numero 4 poi Mizzoni, adesso siciliano, e ha fatto un fallo e deve stare molto attento perché l'arbitro ha il cartellino giallo facile, abbiamo visto prima. E marcare un Slepcevic in una forma di questa sera è difficile. Ancora Branch, Tommy, è tutto facile per il Lepan, tutto facile questa sera dopo 14 minuti già aver segnato 10 gol contro il Bozen, è veramente ottimo. Comunque di nuovo Martin che fa suo questo tiro e partenza di nuovo per Lepan con un ritmo ancora altissimo, e qua ci sta il rigore e anche i 2 minuti su Zoe Mizzoni. Come vi avevo pronosticato un minuto fa, Zoe Mizzoni deve stare molto attento perché lui si muove poco, usa tanto le braccia in questo caso... lui è molto molto fisico, è una montagna davanti e se non muove con le gambe non finisce la partita, perché lui è veramente tosto e difende in maniera molto aggressiva. Intanto Ratko fa suo il rigore e porta già un cospicuo vantaggio l'Epan per 5 punti. Vediamo che l'Epan, il Bolzano adesso gioca con l'extra player fuori il portiere dentro Jonas, con la possibilità di fare un gol veloce da parte dell'Epan in caso di errore dei biancorossi. Entrata secondo pivot e via col pallone, palla persa per il Bozen.
Come ho detto prima, cioè tirare da fuori è molto difficile contro questi enormi ragazzi dell'Eppan, tutti quanti sopra il 1,90 m, e Uros è sopra i 2 metri, per cui è difficile fare gol da fuori. Un bel lavoro sui pivot adesso da parte dell'Eppan con l'entrata di Tommy, e qua la difesa del Bozen in questo caso ha sbagliato tantissimo, il secondo a destra, il numero 28, che effettivamente David Gligic lo ha fatto passare senza toccarlo neanche, e ha avuto vita facile in questo caso Starolis. 12-6 dopo 16 minuti del primo tempo. Sotto passivo adesso il Bozen anche, e vediamo il Carpi, è sempre ancora il vantaggio di un gol contro il Merano. Altre partite vediamo il Conversano in vantaggio di 5 gol contro il Cassano dopo e altro gol, Ricci. Allora, se continua così è facile per lei questa sera, cioè, perché vedo una squadra del Bolzano che è molto spenta, sì, priva di idee e non è atleticamente preparata. Sì, attualmente il Bolzano non è in gran forma in attacco, però cambierà subito, vedrai, c'è un secondo tempo e abbiamo solo 17 minuti di gioco, e ci è andata un po' bene tutto, sì, perché anche tre pali tutto... e gol, e per cui andiamo avanti così, siamo contenti per un risultato per il primo quarto d'ora. Il Bolzano attualmente vive di Sonnerer Martin. Ancora sotto passivo, adesso vediamo cosa si inventa il Bozen su Radian, però anche questo non va a porto, anche perché la difesa è molto agguerrita. Ancora sotto passivo, adesso Dejan deve andare al tiro e fa suo questo tiro dalla parte corta, palo corto di Christian. Comunque era e doveva solo essere Dejan a fare questo tiro con la sua grandissima esperienza. 13-7 e per l'Eppan, e vediamo come continua questa partita. Momentaneamente ci stiamo vedendo due squadre che non sono allo stesso livello, ma le partite finiscono sempre alla fine, non prima, lo sappiamo. Comunque ancora Starolis, e qua ha sbagliato Pedro alla grande, non può andare lì a muoversi troppo presto, perché Madea non ci sta, perché lui è un lottatore, è un giocatore di grandissima classe, e momentaneamente è l'unico che salva un po' la faccia della propria squadra. Gli altri giocatori, a parte Martin, non riescono a giocare a un livello, diciamo, che bisogna fare in questa partita. Ecco Jan Niklas all'ala, Uros al terzino, uno contro uno di Starolis, e qua non si prende il giallo. Ha fatto bene l'arbitro, anche perché è scivolato Starolis. Fanno pulire il parquet. L'arbitraggio fino adesso è impeccabile, veramente senza problemi. Vediamo che il Merano adesso è passato in vantaggio per 1 a pochi minuti dalla fine, e abbiamo un pari tra il Rubiera e il Siracusa. Anche questo è una partita di fondo classifica. Il Brixen è in vantaggio di un gol a Sassari, anche lì sarà una partita a cardiopalmo. Il Sassari vuole naturalmente vincere contro il Brixen, ma il Brixen quest'anno ha un organico di tutto rispetto, per cui sarà molto difficile per il Sassari. Intanto 2 minuti per Racco, lo fa uscire
Ratko va a scusarsi con Emmanuel Ladakis. Adesso Leppan si ritrova con un giocatore in meno, però è sempre, sono 7 punti di vantaggio dopo 19 minuti e 38 secondi del primo tempo. Una partenza a razzo, ma vediamo già che alcuni giocatori dell'Leppan e anche del Bolzano stanno lì per soffiare un po' di troppo, perché il ritmo fino adesso era pazzesco. Baratona di nuovo di Christian, che questa sera è di nuovo in una forma smagliante, e Dejan deve giocare più o meno da solo, non avendo altri giocatori che gli danno una mano per risolvere i problemi in attacco. Palla quasi persa di Jonas, sotto passivo di nuovo, anche se Leppan è sotto di una persona, comunque palla Rossignoli, uno contro uno, e qua è un gol un po' fortunoso da parte del pivot Kligic dopo un'altra e ennesima parata di Christian, e la palla è finita all'ala, cioè al pivot che ha fatto il suo gol. Esce anche Christian e fa entrare Moritz al centro in cabina di regia. E Starolis fa anche il suo, e vediamo che questa sera anche lui è in forma. Lui effettivamente è un ragazzo ancora abbastanza giovane, però vede che quest'anno non è più o meno da solo a fare il realizzatore, ma ci sono altre, per cui ha una discreta sicurezza. Intanto il Bozen ha cambiato il portiere, Pedro Hermones è entrato, Rafael Rotensteiner, un ragazzo cresciuto a Bolzano, e vediamo se Rafael riesce a parare queste bordate dei terzini dell'Eppan. Intanto Rossignoli si è preso in mano Uros e lo marca d'uomo, per cui Jan Niklas è entrato a fare il terzino, e con un passaggio smarcante proprio lui fa un ulteriore gol, quindi 17 a 10, e questa è stata un'invenzione del pivot del Bozen Gligic su un passaggio fantastico di Dejan. Veramente tecnicamente è stato fino adesso il più bel gol di questa partita, che ha ancora dei ritmi molto molto alti. Rallenta un po' il ritmo Leppan. Qua c'è uno sbaglio sotto passivo anche adesso Leppan. E Uros si alza da 13 metri e fa secco un pur bravo Rafael in porta, ma contro una. E poi va a murare pure il tiro di Dejan. E niente a che fare. Palla a Martin, e Martin Sonnerer fa il suo terzo gol, penso, e tiene un po' la sua squadra. Time out, di nuovo ci sentiamo tra un minuto.
perde in casa con il Fasano di 8-7 e qua riprende la partita per gli ultimi 6 minuti e mezzo del primo tempo, questo derby infuocatissimo tra il Leppan Volksbank e il Bozen Loacker in questa giornata del Volksbank Derby, Volksbank Day, il nuovo sponsor dell'Eppan quest'anno. Comunque vediamo l'attacco dei gialloblu ancora con Uros che va a prendersi il fallo, andrà sotto passivo adesso l'Eppan se non sta attento, perché gli arbitri hanno un metro di valutazione molto molto preciso, altri 9 metri e adesso sotto il passivo sarà di nuovo Starolis che si alza facilmente e c'è il cambio del portiere, di nuovo rientra Pedro Hermones per il Bozen con il risultato di 19-12 per la squadra di casa. Palla per il Bolzano, pallone murato di nuovo di Uros che è una torre sia in difesa che in attacco, è veramente un innesto molto molto forte quest'anno questo Uros che è tornato dalla Serbia in Südtirol, qua è veramente una forma ottima. Martin sbaglia questo tiro che va sul palo e nel controattacco, pallone fantastico a Dragan e il Bozen anche riesce a rimettere il pallone centrocampo e Eppan è già di nuovo tornato in difesa 6-0 come all'inizio della partita con un vantaggio enorme di 8 gol. Bisogna pulire il campo adesso. Entra di nuovo Teo con la sua scopa a pulire il terreno. Vediamo quanti anni deve ancora pulire per poi entrare a far parte anche della nostra squadra e giocare in campo. L'altezza ce l'avrà sicuramente tra un paio d'anni, intanto deve scopare il campo. C'è un accenno di tifo per il Bozen sulla tribuna, entra secondo pivot Rossignoli e la Dakis un po' lentamente va a tirare e fare il gol e l'Eppan è di nuovo lì, passaggio schiacciato che va a finire sui piedi di la Dakis. Pallone ancora per il Leppan, sempre giallo-blu e bianco-rosso la casacca del Bozen, entrata secondo pivot di Singer che fino adesso non ha preso ancora pallone, ma questi terzini fanno un po' quello che vogliono questa sera. E anche Eric sbaglia un tiro facile e poi c'era l'invasione di Eric, per cui pallone all'Eppan che è in vantaggio di 9 gol, una cosa pazzesca, che l'anno scorso l'Eppan ha vinto contro il Bozen però a fine campionato facendo sua la partita vincendo di 7 gol di vantaggio e quest'anno ci aspettavamo un'altra squadra del Bozen, ma fino adesso non siamo stati in grado di vedere un altro tipo di gioco da parte del Bolzano, anzi peggio fino adesso. Comunque blocco irregolare, controattacco del Bozen con Dejan e pallone perso di nuovo e controattacco facile adesso
e vai di nuovo e più 9. E come ti ho detto prima, è l'unico che si salva qua è il Dejan Turković, che cerca di salvare il salvabile, ma sarà molto difficile. Vediamo se l'Epan, cioè se il Bozen nel secondo tempo riesce a recuperare questa partita. Momentaneamente ne dubito, però sappiamo com'è la pallamano, lo sappiamo da tantissime partite. Rimango stupito da questi tiri che vanno in porto da parte dell'Epan e che escono dall'altra parte. Controattacco di nuovo, l'Epan ha la possibilità di andare a più 10 adesso e si prende di nuovo l'errore tecnico. Martin Alala, anche lui è spento adesso, e di nuovo l'Epan si può portare a più 10, una partita fino adesso memorabile che vediamo in questa Raiffeisenhalle di Epan. Mai visto una differenza così grande tra la squadra di provincia e la squadra del Bolzano, che per anni ha lottato per vincere il campionato. Comunque sbaglio di nuovo, adesso gli sbagli sono un po' troppi da parte dei gialloblu. Controattacco con Rossignoli che si fa parare, e ancora l'Epan può portarsi a più 10, ma il tecnico implica alla calma, anche perché mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. Extra player. E non è gol, anche perché Pedro ha salvato la porta e la partita finisce sul 23-14 del primo tempo. Una batosta iniziale pazzesca, e il Bolzano non ha fatto vedere quello che riesce a fare. Per l'Epan tutto è andato in porto fino adesso. Ci sarà una bella lotta nel secondo tempo, perché io sono sicuro che il Bozen non ci sta a perdere questa partita, e soprattutto non in questa maniera. Ci sentiamo tra un quarto d'ora circa e all'intervallo. Grazie.
a bite. Woo! Thank you.
nuovo sintetizzati in cabina di regia qua alla Raiffeisenhalle di Eppan, dove vediamo fino adesso una squadra dell'Eppan, una squadra in casa in una forma smagliante, che è in vantaggio di 9 gol, ripeto 9 gol contro il Bozen. E speriamo di vedere una bella, un bel secondo tempo avvincente. E io personalmente adesso mi aspetto un'altra squadra del Bolzano, perché non ha fatto vedere niente nel primo tempo a parte Dejan e Asprazzi Martin all'ala destra, ma la prestazione dei portieri era veramente molto scarsa. Comunque si riparte e sappiamo che nella pallamano anche 9 gol si possono recuperare. Intanto c'era questo gol bellissimo dell'ala sinistra del Bozen, il numero 9 Filippo Asini, che quest'anno è venuto a dare manforte alla squadra biancorossa. Adesso il Bozen ha cambiato un po' la difesa, portando Eric su Starolis. Non è più una 6-0 ma è una 5-1, e 9 metri qua si prende i due minuti sacrosanti il numero 28 Gligic, avendo fatto un fallo e un intervento troppo brusco su Starolis. Adesso l'Eppan deve cercare di trarne vantaggio di questa situazione, essendo in vantaggio numerico. Entra in questo momento anche il pivot Dragan Sljepcevic, Dragan che è tornato dopo aver fatto un attimino un intervallo, però è controattacco adesso veloce ancora col 9, e un parziale di 2-0 in favore del Bozen, che fa vedere un inizio di ripresa diversa che l'inizio della partita. Anche in sottonumero ha fatto un controattacco veloce. E errore tecnico da parte dell'Eppan, e ancora Gligic che fa suo il terzo tiro di fila. E qua vediamo che il Bozen adesso è entrato con tutta un'altra mentalità in campo dopo la strigliata del tecnico di casa. Comunque Uros fa ripartire le marcature per la squadra di casa, facendo un gol schiacciato. Anche l'Eppan opta per una difesa 5-1 su Dejan Turković, e proprio Jan Niklas Oberauch che lo sta facendo. La Dakis, palla a Mizzoni che però viene ripreso in questo questo modo. E qua sbagli continui da parte di destra e di sinistra. Comunque pallone ancora per i biancorossi, e recupero palla da parte dell'Eppan. Fallo di Dejan su Ratko, con Uros che ha il pallone. E i tifosi dell'Eppan, i nostri ragazzi, baldi ragazzi con i tamburi, fanno un po' chiasso questa sera. Intanto è entrata di Jan Niklas che va a prendersi un fallo su Dejan. E proprio la difesa ha completamente a zero, e altro tiro e altro gol, e nulla vale l'approccio positivo di Dejan in attacco, perché intanto viene chiuso da Uros e da Tommy Branch in difesa.
entra al secondo pivot adesso Ladakis, ma Christian gli dice di no e Simon fa un gol in contropiede con la mano sinistra dall'altra parte e riporta di nuovo Lepan a più 9. Reazione, mini reazione adesso dell'Epan che porta in equilibrio il risultato del primo tempo. Ricci, come la vedi adesso questa inizio di partita? Il Bolzano adesso chiaramente mette in campo tutto, velocità soprattutto sugli ali. Intanto mini break anche da parte dell'Epan che si è riportato a più 9 e Raffl che oggi fa una bella differenza in porta. Ecco, lo dico anch'io e dall'altra parte c'è Pedro che sicuramente cercherà adesso di parare qualche pallone in più ad Armanforte e alla sua squadra che si trova sotto di tantissimi gol. E Jan Niklas che entra e fa quello che vuole perché la Dakis non difende, non vuol difendere, non si muove e meno male che c'è l'ala a sinistra che mette a segno un ulteriore gol, un contro uno da questa parte, calma tutto Ratko per la squadra di casa e vediamo che c'è un continuo cambiamento sulla posizione di pivot. Se prima c'era Dragan, adesso vediamo che c'è Tommy e anche questo è stato fantastico. Il Bozen non vuole difendere, proprio karate zero adesso e 10 punti di vantaggio da incorniciare e da mettere in bacheca perché 10 punti contro il Bozen Lepan non l'ha mai fatto, però bisogna anche dire che Lepan si è rinforzato quest'anno soprattutto con Uros che adesso però si prende i 2 minuti e Dejan deve stare zitto perché l'arbitro lo ha ripreso per le continue proteste che lui sta facendo. Bisogna ripulire un po' tutto. Uros Lazarevic ha dovuto uscire. È la prima o la seconda? No, è la prima auto. È la prima, sono i primi 2 minuti e vabbè, ci possono stare in questo momento e niente. Intanto ci sono dei tifosi qua di una certa età, avranno 2 o 3 anni, sempre con la maglietta dell'Epan che si divertono, non capiscono un po' poco, comunque si divertono pure loro. Vabbè, 23, il numero 23, Dejan, attacco adesso con il pivot alla sua parte, effettivamente prende pallone e alla fine va a fare uno dei suoi tiri non avendo nessuno con cui collaborare. Che bello Otto, questo giocatore Dejan che guarda e tira giù il tempo di gioco, riprova subito e se non trova nessuno risolve da solo. Bellissimo questo giocatore. Intanto 4-2 adesso in difesa, significa che il Bolzano vuole cercare di fregare qualche pallone lì davanti, però è naturale che dietro ci sono dei varchi che si aprono. Vediamo sul cellulare che il Brixen è in vantaggio di 3 gol sul 20-17 a 15 minuti dalla fine. Anche in terra sarda sarà una partita palmo e nessuno vuole perdere. Il Trieste col Fasano in casa è sul pari, 11 pari e il Bozen qua si muove adesso di più in difesa con questa 4-2. E sono due minuti e il 28 del Bozen, in questo caso David, non capisce più il mondo. Comunque è così, e come avevo detto prima,
se porti in avanti due giocatori in difesa, allora si aprono dei varchi dietro, e questi varchi naturalmente bisogna chiuderli con le gambe e soprattutto prima con la destra, altrimenti gli spazi sono troppo grandi e si rischia di prendono i due minuti. Comunque palla persa in attacco, contrattacco di Martin che fa suo questo gol e prende il giallo l'allenatore del Bozen Mario Sporcic. Non si sa perché, perché la sua squadra ha preso pallone, ha fatto gol. Comunque gli arbitri sono molto molto preparati, bisogna dirlo veramente. Ricci, Otto, questi due arbitri li abbiamo già incontrati a Cingoli, hanno fatto un'ottima direzione di gara, sono il meglio che forse adesso in Italia abbiamo e non si sono notati fino adesso in partita, per cui loro fanno correre e adesso il Bolzano riprende in mano la partita. Otto, sono 28-21. Hanno fatto un mini break di 3 gol, 8. Sì, dopo... meno male, ci sta anche questo, no? Anche perché Lepan fino adesso ha giocato sempre con i soliti. Adesso vediamo che entra Moritz in regia, vediamo cosa... Anche lui però adesso ha sbagliato, adesso gli sbagli sono un po' troppi e secondo me ci dovrebbe stare il time out adesso da parte dell'Lepan, effettivamente... È così, ci sentiamo tra un minuto. La partita dopo questo minuto di intervallo con il pivot Dragan Zlecevic che è ritornato sul campo, è tornato sul campo e secondo me sarà una delle, delle pedine fondamentali adesso nell'attacco della squadra di casa, anche perché deve cercare di portare fuori e di bloccare i giocatori del Bolzano che hanno iniziato con questa difesa un po' più aggressiva. Comunque in questo caso, in questo momento si ritrovano con un giocatore in meno, per cui giocano una 5-0. Anche qua il pivot è una pedina fondamentale, pallone veloce adesso da parte della squadra di casa, pallone per Uros che si prende i 9 metri e si fa parare da Pedro adesso questo tiro che poteva essere giocato in una maniera diversa. Uros, cioè Eric con la palla prima, adesso di nuovo con Ladakis di nuovo e qua adesso incomincia la lotta per la partita. Sfondamento di Starolis, sacrosanto, ritmo brutale di nuovo e palla persa anche del Bolzano. Insomma, insomma una partita aperta, adesso le squadre si affrontano a viso aperto, bella da vedere, velocissima e tutto dipenderà da
sia dai portieri e soprattutto anche dalla tenuta fisica di entrambe le squadre. Adesso Uros è all'ala destra, Jan Niklas al terzino, e qua purtroppo per la squadra di casa due tiri, uno parato e uno andato fuori. Peccato veramente per la squadra di casa e bene per il Pozen, che adesso ha la possibilità di portarsi a meno 4 e di riaprire definitivamente la partita dopo essere stato sotto di 9 gol nel primo tempo. E qua rigore, in questo momento il Leppan non difende più come ha fatto nel primo tempo, sta un po' a guardare invece di muoversi. È naturale che se ci sono gli spazi un giocatore come Eric trova il momento giusto per entrare. Di nuovo Bortolot che cerca di parare questo tiro ancora di Dejan, che prima ha fatto un gol con un tiro schiacciato, adesso vediamo, e glielo para, e glielo para, bravo e grande Bortolot, che dà un attimino di intervallo, un attimino di fiato, la propria squadra ne aveva proprio bisogno in questo momento. Entra di nuovo Moritz Pircher, il capitano, al centro e va a cercare Jan Niklas. E c'è un fallo su di lui, sempre ancora da parte di Gligic, che deve stare molto ma molto attento, anche la Dakis, perché i due minuti vengono dati molto molto velocemente da questa coppia arbitrale. Entra di nuovo Teo a pulire. Bella questa giornata qua alla Raiffeisenhalle con questo Volksbank Derby, Ricci. Ho sentito che Leppan ha preso questo nuovo sponsor da Volksbank. Sì, è un nuovo partner, Alto Atesino, per fortuna, che sponsorizza anche il Bolzano, per fortuna che è una banca del posto ci dà questo credito, questa possibilità in dei momenti difficili, e non può andare meglio il risultato per noi in una giornata dove presentiamo il nostro nuovo sponsor assieme a quello che c'è già su Bolzano. Intanto su e giù, come vedete, e altro gol in contropiede. Adesso Leppan sta di nuovo tornando ad essere la squadra che abbiamo visto nel primo tempo, e si è riportato al più 7, poteva andare a meno 4, ma il Bolzano ha sbagliato troppo nell'ultimo minuto. Comunque adesso Gligic prende palla e due minuti a Jan Niklas Oberauch per il fallo sul pivot numero 28 del Pozen. E come ho detto prima, Leppan si è ritrovato, cioè ha rifatto dei bei gol gli ultimi minuti. Entra di nuovo Stacevic, Racco al posto di Moritz, e viene spostato all'ala destra Singer, anche perché Uros viene marcato in una maniera molto stretta. Adesso Leppa deve inventarsi qualcosa. Attacca. E qua Ratko ha fatto tutto bene. E sia Ladakis che il 28 del Bozen, David Kijic, Otto oggi, a parte Raffl che tiene la porta, forse Ratko è uno dei migliori in campo. Sì.
assieme a Martin come sempre, perché Martin sì, io parlavo del Eppan chiaramente, penso che non ci siano discussioni chi è il migliore in campo per il Bolzano, perché Martin Sonnerer è una banca per loro e non sbaglia quasi niente, ha preso solo un palo, il resto l'ha messo tutto nel sacco. Adesso andrà sotto passivo l'Eppan, ha sbagliato tantissimo, in questo caso Starolis deve prendersi un po' di responsabilità in più, quello che sta facendo Ratko in questo caso, pallone di nuovo ai 9 metri, palla a Singer che cerca di giocare l'uno contro uno e fa bene, comunque pallone perso, palla per il Bozen in controattacco con Erik Udovicic, di nuovo Dejan. Bozen naturalmente solo in 5 in difesa e Dejan sa orchestrare molto bene l'attacco. E qua la Dakis ha sbagliato tutto, è entrato al posto, invece alla sua parte destra è entrato verso il centro, si è preso il fallo. È un po' sottotono secondo me, cioè io me lo ricordo l'anno scorso a Cingoli. Comunque palla a Martin adesso che fa di nuovo il suo gol su un pallone rimbalzato e riporta sotto a meno 5 il Bozen, che con Erik marca Starolis. Adesso di nuovo l'Eppan è in 6, le squadre si equivalgono dal punto di vista del numero. Pallone per il 9 metri, e qua con un po' di fortuna il pallone rimane in mano a Lepan, che adesso con Uros va a tirare, ma la parata di Pedro gli impedisce di fare un gol facile. 6-0 ancora e pallone buttato alle stelle da parte del numero 9 del Bozen, si tratta di Filippo Pasini, che l'anno scorso ha giocato a Siena, penso. Sì, era a Siena, sicuramente un talento italiano su quella posizione, anche se oggi non fa vedere quello che può dare, ma è quello che sicuramente può fare gol da tutti gli angoli che li fai tirare. Intanto vediamo che i giocatori del Bolzano incominciano a protestare un po' troppo. Secondo me qua sbaglia anche l'arbitro, comunque niente di fatto, ci sta pure quello ogni tanto, siamo tutti solo delle persone. Palla ad Erik adesso, difesa organizzatissima di nuovo. E quindi paratona di nuovo di Christian, se la difesa si muove il portiere ha pochi spazi che deve chiudere e Christian con la sua esperienza lo sta facendo in una maniera più che egregia anche questa sera. E qua ci sta lo sfondamento, l'Eppan non sta facendo una grande prestazione adesso nel secondo tempo, solo a sprazzi. E quindi il Bozen ha la possibilità di recuperare anche il risultato. Effettivamente adesso Erik Udovicic con le sue due molle che ha e altro sfondamento. Secondo me adesso ci dovrebbe stare un altro time out per rimettere un po' tutto a posto. Pallone pivot che va a fare siglare il meno 3. Il meno 3, l'Eppan adesso sembra un po' in pallone. Time out, ci sentiamo tra un minuto di questa partita.
Adesso la partita effettivamente si è riaperta in una maniera decisiva. Il Sassari fa il pari a 5 minuti dalla fine contro il Brixen, poi il Trieste a 16 pari ancora col Fasano, poi abbiamo il Merano che ha vinto di 1 alla fine, il Conversano in vantaggio di 5 gol, è già finita col Cassano, significa che il Cassano è a punteggio pieno e noi adesso ci godiamo, speriamo per l'Eppan, ci godiamo questi ultimi 10 minuti di questa partita che è stata riaperta dalla parte del Bozen in una maniera incandescente. Se prima il primo tempo era solo l'Eppan che era a giocare, adesso invece è tutto cambiato un attimino. E Ratko però ci pensa adesso a riportare a più 4 la squadra, importante per la squadra di casa adesso essere di cercare di non prendere gol e di segnare uno. Nel frattempo gli arbitri Carrino decretano il rigore che non bisogna discutere, è sacrosanto. Vediamo se opta di nuovo per Bortolot, vedo che esce Christian, entra Samuele per il Eppan e va a tirare Main, il cecchino che tira anche i rigori nella nazionale. Sappiamo che lui solitamente tira i rigori, li tira bassi, e vediamo chi vince questo duello tra questi due giocatori. E a poco Bortolot, Samuele non riuscito a prendere la palla, ma Martin era molto molto preciso. 4-2 di difesa per il Bozen, significa che Starolis è da questa parte, l'ala sinistra Singer deve cercare di fare la sua partita, però Pedro ha detto no anche a questo tiro, incomincia a parare il Pedro e qua l'arbitro dà un errore tecnico, controattacco, 2 minuti, anzi intanto rigore su Erik Hudovicic che protesta e non capisco perché protesta, perché in controattacco ha fatto un fallo che doveva essere anche il rosso secondo me, niente di fatto, 2 minuti pure per il tecnico del Bolzano che si prende anche 2 minuti, significa che il Bozen adesso gioca solamente con 4. Ricci, che dici? Guarda, qui Mario Sporcic, che di solito è una persona molto equilibrata, ha perso un po' la pazienza, ha preso 2 minuti e adesso il Bolzano andrà in attacco in 4. Ecco, io pensavo anche già prima che questa partita, non essendo ancora finita, potesse cambiare come fisica. Vediamo che tutti sono nervosi, speriamo per la squadra in casa che rimanga in campo con una certa calma, e ci pensa quindi adesso Ratko a riportare sul rigore la sua squadra al più 4 e il Bozen si trova con 5 giocatori in campo senza portiere per 2 minuti, e questo secondo me è una fase diciamo molto molto importante della partita per entrambe le squadre. Adesso il Bozen rischia il passivo, ci sarà il solito Dejan a pensarci, questo sono sicuro. E qua si prende il rigore, il Bozen
su questo passaggio di Dejan, naturale, ok, di Dejan. E rigore che Martin va vediamo a Otto, che Dejan è proprio la mente e l'esecutore in questa squadra e li ha tenuti a galla, sono di nuovo lì come si pensava e Dejan è sopra tutti. Questo è da anni e rimane, anche se non è più giovanissimo. Adesso ci vorrebbe la parata di Christian per il Lepan e ci vorrebbe il gol di Martin per il Bozen. Vediamo. E Martin non si fa pregare, riporta a meno 3 la sua squadra. La partita è apertissima, anche perché mancano ancora 7 minuti e mezzo e in questi 7 minuti e mezzo succede di tutto. Comunque il Bozen è sotto in difesa solo in 4 e qua Hermones fa una paratona su Uros, che doveva fare questo gol. Purtroppo per Lepan è stato sbagliato questo tiro in questa fase che doveva essere fondamentale, perché adesso se Lepan prende gol il Bozen si trova a meno 2 e la partita sarà ancora più avvincente negli ultimi 6 minuti. Palla al pivot e qua non si scherza dal punto di vista della fisicità, qua c'è Dragan che va a fare il fallo sul pivot. Bisogna ripulire, gli arbitri fanno bene a calmare un po' tutte le anime facendo sempre entrare in campo Teo, che con la sua scopa mette a posto il campo. Anche questo ci sta in questi momenti nervosi della partita, un attimino di pausa fa molto bene a tutti. Bene gli arbitri questa sera, bisogna ammetterli, una partita veramente ad un altissimo livello. Intanto il Bozen ha di nuovo tutti i giocatori in campo. Nove metri per il Bozen. E qua hanno fatto il dai vai, il dai vai. Lepan che non può giocare come vuole, l'attacco rapido e come prima anche qua Dejan ci ha messo il suo zampino. Difesa 4-2. E adesso ha più 2, Lepan non deve aver paura di giocare, non deve pensare al risultato, deve pensare a gestire la palla. E qua il Pedro incomincia a parare adesso, non ha parato nel primo tempo, adesso invece è tutta un'altra persona, uno contro uno, palla all'ala. E rigore sacrosanto per il Bozen e anche 2 minuti per Dragan, che deve uscire avendo fatto questo fallo un po' stupido sull'ala sinistra Pasini, e a 5 minuti e mezzo dalla fine vediamo che Lepan rischia alla grande di andare sotto sopra solo di un gol. Significa che gli ultimi 5 minuti saranno a cardiopalmo per questi 2 punti in palio. Questa sera alla Raiffeisenhalle nessuno ci sta a perdere adesso. E Martin, dall'alto della sua esperienza, va ad accingersi a fare questo tiro dai rigori e tira come sempre alla parte sinistra dei portieri. In questo caso, invece di optare per un tiro basso, ha tirato il tiro alto. Meno 1 per il Bozen, con una difesa molto molto agguerrita. Fallo per Lepan. Adesso tremano tutti in campo, soprattutto Lepan.
passaggio a Starolis e qua si rischia alla grande di prendere il passivo. Adesso comunque qua ha sbagliato l'arbitro perché doveva fare questo tiro. Controattacco del Pozen per il pari ed è definitivamente il pari di questa partita che il Bolzano meritava di vincere dopo il primo tempo, ma il Bozen merita adesso il risultato della parità a 4 minuti e mezzo dalla fine, avendo recuperato tutta la partita. Ma non è finita, perché adesso tutto è in perfetto equilibrio. Entra di nuovo Starcevic e vediamo che Erik Udovičić è molto motivato in difesa. Lepan deve fare adesso assolutamente un attacco positivo, altrimenti i punti vanno a finire a Bozen. Di nuovo sotto passivo Uros, 9 metri. Di nuovo 9 metri per Uros. E devono rispettare le distanze. Intanto deve uscire Udovičić perché sanguinante sulla bocca. È sicuro una pedina che sta mancando poi adesso. Vediamo se Uros va a fare il suo tiro da fuori e prende l'incrocio dei pali e riporta a più uno. Intanto di nuovo ritorna Erik e adesso, carissimi ascoltatori a casa davanti ai PC, la partita è veramente pazzesca. Qua ha sbagliato Ladakis. No, qua ha sbagliato troppo la difesa dell'Eppan e Erik, dal lottatore com'è, è entrato e ha riportato in perfetta parità la sua squadra. È sempre ancora difesa 4-2 adesso con Martin fuori. E qua ha sbagliato di nuovo, comunque 9 metri per l'Eppan. A 2 e mezzo dalla fine, pallone a Ratko che va a fare un passaggio che non va a finire al pivot, inciampa pure il pivot in fase di ritorno, ma il Bolzano non ne trae un vantaggio. La difesa è sullo 6-0 come prima, il Bolzen cerca di portarsi adesso in vantaggio a 2 minuti dalla fine. Vediamo come finisce questa partita. La pallamano è uno sport pazzesco e lo abbiamo visto anche questa sera. Passivo adesso per il Bolzano e Christian che para la palla e prende la palla e adesso a 1 minuto e mezzo dalla fine Lepan può riportarsi in vantaggio, sperando per loro che non... qua ha sbagliato Ratko, non doveva fare questo tiro e adesso di nuovo dall'altra parte il Bozen può riportarsi e forse vincere questa partita. Qua Lepan doveva aspettare un attimino di più, ma Ratko sicuramente avrà visto il buco e ha sparato. Adesso Dejan, tutti con una paura adesso in campo. Questo si vede, time out, ci sentiamo tra 1 minuto.
torniamo sul campo della Raiffeisen Halle di questa partita, che il Bolzano è riuscito a recuperare una marea di gol, essendo stato sotto di 8-9 gol nel primo tempo. Adesso ha il pallone della vittoria in mano e vediamo chi porta via questi due punti o un punto da questo palazzetto. Il tifo è alle stelle e sono lì per cercare di vincere questa partita. È naturale che il Bozzano adesso ha il vantaggio di avere il pallone, ma un minuto ancora lungo, sappiamo da diverse partite che abbiamo visto assieme, con il pallone adesso a Dejan di nuovo, come sempre pallone ad Eric, sotto passivo il Bozzen con Ladakis e paratona di Christian che salva la partita portando il pallone nelle mani dell'Eppan, che a sua volta adesso può rifare la partita, ma mancano solamente 30 secondi in attacco. Vediamo cosa si inventa adesso la squadra. Entra e qua secondo me ci stanno i due minuti time out, no time out, il tempo è stato fermato a 20 secondi dalla fine, tutti con i nervi tirati, anche noi in cabina di regia. Adesso deve uscire perché sanguinante sulla testa purtroppo, e qua andiamo male. Vediamo che Singer adesso si è portato sull'ala destra, anche lui riesce a giocare su questo posto per questi ultimi 20 secondi. Forse ci vuole una bomba di Uros o di qualche pivot, ok? E il Bozzen sempre ancora con due giocatori che marcano i terzini. Adesso l'importante è di spaccare per il Bolzano i due difensori al centro. Pallone a Ratko, palla a Ratko ancora, palla a Starolis, Ratko di nuovo, palla che va a finire da nessuna parte. Mancano 5 secondi, niente di fatto, tiro, niente di fatto, palla. Ecco, adesso abbiamo quello, l'ultimo tiro all'ultimo secondo con un tiro diretto da parte di Lazarevic, e vediamo se riesce a fare questo gol della vittoria, altrimenti sono un punto a testa. E niente di fatto, il Bolzano può gioire di questo punto vinto ad Eppan dopo una partita avvincente contro la squadra di casa, che purtroppo ha buttato alle stelle questa vittoria. Ma come ho detto prima, le partite finiscono all'ultimo secondo, poteva finire anche meglio all'ultimo secondo per la squadra dell'Eppan, ma vedo che l'allenatore dell'Eppan è molto molto contento di questo punto fatto, anche se bisogna ammetterlo veramente, è la squadra di casa che ha buttato alle ortiche questa partita, e come ha fatto anche con il Bressano, ha buttato via veramente un altro punto. Comunque alla fine un derby è sempre un derby, ci sta anche il risultato finale del 4 pari che sanisce la partita e dà un punto all'Eppan, che va a finire a quota 4 punti, e il Bolzano uguale. È stata una partita bellissima da vedere, avvincente fino alla fine, dove che entrambe le squadre hanno fatto vedere di che pasta sono fatte. Un ottimo Eppan nella prima frazione di gioco e una squadra che ha mostrato un grande carattere come il Bolzano, che ha ripreso poi nel secondo tempo in mano la partita. Poteva finire sia da noi ci sentiamo alla prossima, e grazie e buona pallamano a tutti come sempre da parte mia, un augurio a tutti, buonasera.
Buonasera Mario, allenatore del Bozen, una partita a due volti, giusto? Dimmi un po'. Sì, sì, veramente oggi la partita, due partite in una, diciamo, primo tempo da parte nostra veramente non è andato bene niente, né attacco né difesa, niente di quello che ci siamo messi d'accordo. Invece secondo doveva completamente rischiare e cambiare sia la difesa, dovevamo mettere un po' di ragazzi più veloci e cambiare la difesa e attacco, cercare di risolvere in velocità, e questo ci ha pagato e siamo riusciti a prendere questo punto importantissimo. Sì, ho visto anche che nel secondo tempo Pedro Hermores ha cominciato a parare qualcosina in più del primo tempo. Il primo tempo i tuoi portieri non ti hanno dato una mano, giusto? Quello che avevo visto. Sì, sì, cioè io non vorrei fare le critiche adesso, però cioè Pedro scorsa partita aveva 23 parate, oggi è andato un po' peggio, però ognuno può avere giornate storte. Niente, secondo tempo sì, ci ha dato una mano, però secondo tempo ha reagito tutta la squadra insieme con la panchina e cioè, io penso che abbiamo meritato sto punto, come Kepa ha meritato sto punto, penso che è una cosa giusta. Sì, secondo me, guarda, il punto ad entrambe le squadre sta bene, a tutte e due, è normale. E primo tempo l'Epa meritava, secondo tempo il Bolzano alla fine meritava forse anche di vincere. Tu che ne dici? Sì, noi avevamo penultimo attacco e Erika ha tirato un buon tiro e oggi veramente Rafael era in gran serata, ha preso sto tiro e, però niente, guarda, dobbiamo già guardare sabato prossimo. Abbiamo preso punto su un campo molto difficile perché penso che Epa in questo anno veramente ha la terzina sia fisicamente che tecnicamente molto molto forte e penso che poche squadre si porteranno a casa punti da Ivan. Bene Mario, ti saluto, ringrazio, in bocca al lupo per tutto, per te, per la tua famiglia, per tutti, viva Palamano. In bocca al lupo a voi e alla prossima. Grazie. Ciao. Ecco, adesso Adam Klimek qua davanti alla telecamera. Adam, è stata una partita pazzesca quello che ho visto io. Tu come hai vissuto questa partita? Ho vissuto molto bene, una partita emozionante. Spero che tutto il pubblico sia divertito finalmente dopo un anno che non potevano vedere. Poi derby, sono sempre derby. Abbiamo preparato partita molto bene e primo tempo penso che abbiamo dimostrato e i ragazzi hanno realizzato praticamente tutto a perfezione. Poi secondo tempo Bolzano ha giocatori come Turković, come Udovčić che sono giocatori fuori classe e ci hanno messo in difficoltà. Però siamo molto contenti, squadra risponde bene e andiamo avanti così. Qua non vince nessuno, questo è il nostro obiettivo. L'hai detto prima della partita che qua sarà molto difficile vincere o quasi non vince nessuno. Anche questa sera l'Epan esce ancora senza sconfitta. Complimenti a te, al tuo lavoro veramente. E la squadra ha un'altra fisionomia dell'anno scorso. E cosa hai cambiato, diciamo, in questi pochi mesi che sei qua ad Epan? Io praticamente non ho cambiato niente, credo a questi giocatori, crediamo di nostro lavoro, di nostro progetto, vogliamo divertirci, vogliamo fare cose bene, tutti si allenano con serenità, allora questa è una chiave di questa squadra. Mi dispiace che oggi non potevano giocare altri giocatori, però purtroppo come carrozza, come Bolzano, è così, mi dispiace tanto. Però spero che il pubblico sia divertito e abbiamo fatto un bel spettacolo. Adesso la prossima partita, Adam, ce l'abbiamo contro? Ce l'abbiamo contro Merano, a Merano, uh-huh. E andiamo là giustamente a vincere, non ci pensiamo neanche perdere. Bene, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro tutto il bene per questo lavoro, che non è così facile, perché fare l'allenatore del tecnico non è così facile. E stammi bene, ci vediamo alla prossima.
Grazie mille, volevo solo fare auguri a tutta la mia squadra, perché ragazzi sono veramente strepitosi, complimenti. Grazie. Bene, a tutti, e grazie. Alla prossima, grazie.